so che c'ha questa luce della macchia. Beh, ma noi sottovalutiamo. Se capiterà che ci si chiude. Facciamo salire il video di Michele oggi. Che cosa? Facciamo Michele a fare un bel video in Puglia con i bolini. Molini. I molini? La fusione tra i violini e i mulini. I mulini, perfetto. E quindi siamo qui e oggi abbiamo anche l'autista, quindi che culo, ragazzi. Ma non tanto direi, Te la vuoi chiara? La voglio un po' pulita, sì, come l'ambiente normale. Scusi, lei conosce un certo Ringa? Stai zitto, no, guardo! Mamma mia, mi ha nascosto quel pezzo! Sempre lei, mi tocca la roba, bravo! C'ha la mosca più grande che abbia mai visto addosso. Non lo senti il peso sulle spalle? Cari amici, siamo qui, riuniti. Non so ancora per quando. Perché morirò? No. Sono andato così. Stai montato. Ecco. Che respira il tuo tempo e non avere paura del vento. No, chi ha paura del vento? Il vento non fa paura. La broncopolmonite. Stiamo scendendo, ora andiamo proprio lì, in quel punto, praticamente lì. E andiamo giù lì perché c'è una stradina, quindi, come ha piovuto tantissimo nelle ore precedenti, nella nottata, allora, però abbiamo notato che c'è questa stradina, quindi possiamo imboscarci, come ha detto Michele. Poi vediamo, perché Michele a volte fa dei progetti un po' strani, però amore più non fa, se il tuo amore non lo salverà, e non avere paura. Mi parti dal ritornello. Sei nel blog! Non ci uccide, ci spremono con malamucco! E va bene, sì, riparte il blog di momenti di vita, forse andremo anche su cielo! Su cielo! A fare... come si chiama quel cazzo di programma? Non lo so! E buongiorno a momenti di vita di Ubaldo di Leva. Stiamo a la Valle Saccarda. A Valle Saccarda, senza il grandissimo Tommaso, perché Tommaso è un grande. Ubaldo è impazzito. Eccoci qua, momenti di vita. L'artista è pronto? Sì, sono pronto, arrivo. Vai, vai, vai! Stiamo girando ancora delle riprese perché il Michele non era tantissimo soddisfatto. Uba. Ciao! Istantanee!
Bene, come vedete io mi sono con la GoPro in testa perché ora va in miniera. Ma questo drone è capovolto, così interessante. E niente, Michele è pronto, vedete c'è anche la radio, la cosa, quindi ora io mi avvio e iniziamo le riprese col drone. Io lascio la GoPro qui da Michele, così potete vedere quello che dice Michele. Penso non c'è tempo per dare sempre un senso forte a questo amore che ritorna e se ne va. Perfetto, io sto registrando già. Allora vado, perché la porta dietro, perché se no non riusciamo a fare tutto il pezzo. Un cuore forte che l'amore più non fa, se il tuo amore non lo salverà. Buongiorno a tutti, oggi è 15 ottobre 2016, ci è venuta questa folle idea di girare il video oggi, ma in realtà non è una folle idea, ma era una cosa programmata e siamo sempre qui nel luogo originale di partenza, siamo vicini al lago, dopo andiamo al lago anche a girare se il tempo permette. È stressante attendere che il tempo, insomma, attendere che finisca la pioggia. Però insomma, se smette ci fa un grande favore, così noi riusciamo anche a fare queste riprese qui e poi dopo andiamo al lago e arriverà anche la ragazza, spero. Però la vedo un po' difficile, non lo so. Faccio i salti, sai, per proteggerti dalla tua ingenuità, troppo fragile. La cosa com'è? Cioè, che discussione dovrebbe essere? Quindi incazzati, quindi capisci uno schiaffo? No! Capisci uno schiaffo e lui... Perché fa male? Ce l'abbiamo fatta. Guarda che sole, che tempo, un po' di vento, però devo dire è stato bello. Michele sta ancora girando qui con Carlotta. Guardate con che professionalità. Cerca, la segui. Ragazzi, un commento a caldo per il mio blog. Grazie, qua. Mi odia davvero. Vi presento Carlotta, nuova amica di, insomma, di tutto questo ambaradam, eccetera eccetera. Amica di video. Amica di video. Si è divertita? Molto. Abbastanza, un po' infangati. Un po' infangati, come al solito, d'altronde la nostra caratteristica. È la fortuna. Michele, abbiamo finito secondo te? Vado a dare un'ultima lettura all'iPad e penso che abbiamo finito. Un cuore forte che cade a pezzi ora. L'hai distrutto tu in un attimo.